Amici di Pista delle Marche, benvenuti a questa terza prova di campionato regionale Enduro Marche Umbria Abruzzo. Il regionale Enduro anche quest'anno ritorna a Comunanza, paese nel cuore dei Sibillini, con 180 partenti. Gara su un percorso di 50 km da ripetere per tre volte. Anche quest'anno il Motoclub Comunanza, capeggiato da Daniele Remoli, si è dato un grande affare per allestire un teatro di gara degno di questo nome. Inserita nella gara di Comunanza anche una prova del National Trophy organizzato dal Motoclub Spoleto. Andiamo alla descrizione del PS, una prima di enduro test molto veloce, intervallata da canali profondi. Chiudere il giro con una bellissima speciale fettucciata, intervallata da numerosi salti che hanno creato qualche piccolo imbarazzo a qualche pilota, anche qualche vittima illustre. Vittoria assoluta per l'asso di Perugia, Roberto Bazzurri, ancora sulla sua beta, riesce ad imporsi su questa gara di Comunanza, tenendo e controllando uno scatenato Mattia Giulietti al secondo posto. Sicuramente decisivo il vantaggio accumulato nella prima PS fettucciata. Sempre incisivo lo stile di guida del perugino, molto aggressivo. Ma veniamo alla seconda posizione per il castellano Mattia Giulietti, giovanissimo, su Husqvarna 302 tempi Team Ragni. A soli 7 secondi da Bazzurri, paga eccessivamente un brutto cappottone rimediato nella prima speciale fettucciata, di cui abbiamo spettacolari immagini. Per fortuna niente conseguenze per Mattia. Terza piazza assoluta per il settempedano Federico Ulissi su KTM Planet Racing. Molto veloce nella prova di enduro test, ma rimedia qualche sbavaturina nel cross test, tramite le quali a fine gara sarà a 28 secondi dalla testa della corsa, ovvero Roberto Bazzurri. Bello da vedere Federico, sempre molto grintoso in action. Quarta piazza assoluta per un altro pilota del Team Planet, ovvero di Mauro Fiorgentili. Anno sabbatico per Mauro, quest'anno ancora ha problemi di affiatamento con la sua 450, che lo vedono un pochettino arrancare e fare delle prestazioni un pochettino al di sotto delle aspettative, ma lo attenderemo al varco, perché sicuramente il pilota di San Severino Marche è dotato di un grande manico e presto lo vedremo là davanti. Di seguito le classifiche e le premiazioni di gara. E archiviata anche questa terza prova di regionale enduro da Comunanza, siamo già in trepidante attesa per la prossima prova, quarta prova al 5 luglio a Gubbio. Nel frattempo vi salutiamo calorosamente e seguiteci sempre su pistedelemarche.com. Ciao ragazzi! Ha ha ha!